la mia presenza oggi qui per visitare una mostra stupenda, un regalo che questa amministrazione, quindi consentitemi di ringraziare la sindaca di San Giovanni, Valentina Vadi, di ringraziarla perché questa mostra è un regalo che è fatta a tutta la comunità di San Giovanni Valdarno e non solo, a tutta la Toscana. È il primo di quegli esempi di uffizi diffusi che abbiamo lanciato in tutta la nostra regione. Vedere dal vivo, farsi emozionare dalle opere di Masaccio, dalle opere del Beato Angelico, portare con sé non solo quello che siamo stati, ma quanta innovazione c'era in quelle opere per il tempo in cui vivevamo, come dire, dà il senso del nostro impegno. E siamo solo all'inizio, ora andremo a visitare un'altra azienda importante di questo territorio, la BB, dove c'è tanta innovazione, c'è tanta ricerca, insomma, un viaggio da un lato nella bellezza, dall'altro nell'innovazione, nel futuro, e dall'altro partendo sempre dai luoghi delle criticità, perché la politica deve stare lì, nei luoghi delle criticità. Sì, siamo molto contenti che il Presidente del Consiglio regionale ci abbia dedicato questa mattinata e che abbia trovato luoghi e sicuramente attività che lo stanno soddisfacendo molto. Abbiamo fatto una prima parte della visita all'IBV illustrando la situazione di criticità che sta vivendo questa storica cooperativa del Beato di San Giovanni Valdarno, poi abbiamo visitato la mostra Masaccio Angelico, una mostra che sta riscuotendo un importante successo con numerosi visitatori, che è stata realizzata anche grazie all'impegno importante della Regione Toscana, e poi dopo andremo a visitare nell'area sud di San Giovanni Valdarno un'altra realtà industriale che è sicuramente molto più florida e attiva rispetto all'IBV, che è ABP. Quindi per noi è un modo di far vedere e far conoscere alle istituzioni regionali il nostro territorio, come lavora il nostro territorio e anche le difficoltà che sta vivendo in questo momento il nostro territorio.